Dopo 3 giorni passati a prendere pioggia e neve tra Utah, Arizona e Colorado con la speranza di fare qualche timelapse in 4K, il rientro a Vegas invece è stato fantastico, vero Ormano? Eh sì, il primo appuntamento infatti abbiamo avuto al Planet Hollywood per la conferenza stampa di Panasonic. È un hotel bellissimo, costruito recentemente con spazi enormi. Sì sì, anche però un sacco di spazio per camminare, per arrivare alle varie destinazioni. Comunque insomma, bello. La conferenza, la prima parte però secondo me è stata abbastanza noiosa. Cioè, noiosissima, tutto il tempo, per carità, sacrosanto, per dire della partnership Panasonic per le Olimpiadi di Londra, però dopo insomma qualche annuncio c'è stato, come vabbè, gli aggiornamenti sulle alcune camere P2, il nuovo codec della famiglia VC Ultra con 12 bit 444, insomma molto interessante, le micro P2, le schede, e poi anche due monitor LCD IPS da 18 pollici e mezzo e 21 pollici e mezzo, insomma, che sembrano molto interessanti. E alla fine, gran finale a sorpresa, hanno tirato fuori un prototipo di una fantomatica camera 4K di cui però non ci hanno detto assolutamente nulla. Sì, nulla, è grande sorpresa, infatti non sono riuscito a iniziare la registrazione, quindi abbiamo solo questa foto della nuova camera. Secondo appuntamento della giornata invece al Hard Rock Hotel per l'evento Sony, in cui noi ci aspettavamo di vedere delle immagini anche in 4K, soprattutto in 4K della nuova camera NEX FS700, che ricordiamo potrà registrare anche in 4K con un aggiornamento firmware e con un registratore esterno disponibile successivamente, che sarà in grado di registrare il bitstream. Però purtroppo l'immagine non c'era nulla, l'aspettativa è stata delusa. Però a rinfrancarci un po' c'è stato la F65 e le sue spettacolari immagini in 4K del Carnevale di Rio, veramente bellissime, prodotte dalla brasiliana TV Globo. Sì, sì, immagini veramente spettacolari, pieni di dettaglio, colori, dinamica, molto 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 proiettate belle. Proiettate con il proiettore Sony. Sony 4K ovviamente. Il terzo e ultimo appuntamento della serata è stato al Brandon Theater, che è multisala top quality del Hotel Palms, in cui Canon ha deciso di tenere la conferenza in una delle sale principali, attrezzata con un nuovo proiettore barco DLP con risoluzione 4K nativa. E questo è stato utilizzato per mostrare molto intelligentemente due cortometraggi, realizzati il primo con la EOS 1DC e l'altro con la C500, che sono le due nuove camere di Canon della linea Cinema EOS, capaci di registrare anche a risoluzione 4K. Eh sì, e abbiamo potuto vedere anche due interessanti backstage della realizzazione di questi due cortometraggi, sì, sì. Con un bel approfondimento tecnico sulle nuove camere da parte di Larry Tort. Larry ci ha anche fatto capire come funzionano poi in realtà i due sensori, come è possibile la registrazione in 4K e anche sulle tantissime possibilità per il workflow associato ai due nuovi prodotti e ai vari formati. E alla fine si mangia. Sì, alla fine si mangia. Dopo la conferenza, Canon ci ha invitati al 54esimo piano del Palms con una vista a mozzafiato, e dove tra prelibati assaggi di finger food, pan asiatico, tranci di pizza e strepitose linguine al pesce, finalmente abbiamo potuto giocare subito con le due nuove camere. Vero, Ermanno? Funziona? Certo che funziona. Il fuoco come l'hai fatto? Così a cazzo. Allora? Che ti sembrano queste camere? Ah, lo vuoi registrare? Beh, un HD in 4K. Sono molto perplesso. Ma non sai che stai inquadrando? Ma tu non ti preoccupare. È partito? Sì, già è partito.